prima di incominciare il video devo fare una cosa importantissima. Oggi proporrò a Ninna di rifare di nuovo la scambio telefono challenge per 24 ore. Quindi io gli darò il mio telefono e lei mi darà il suo per 24 ore. Però voglio preparargli un bello scherzetto durante questa sfida. Infatti adesso io prenderò il mio telefono e avviserò un mio amico di cambiare la sua foto del profilo con la foto di una ragazza. Io gli modificherò il nome e gli dirò tra circa una mezz'oretta, un'oretta di scrivermi come se appunto fosse una ragazza, mentre in realtà è un mio amico, e Ninna, che ha il mio telefono, vedrà appunto questo messaggio e sono curioso di vedere la sua reazione. Facciamolo subito. Ok, ho modificato il nome e Gaia sarà la protagonista di questo scherzetto. Mamma mia, sono troppo curioso. Gli ho detto di scrivermi tra un pochino e vediamo quale sarà la sua reazione. Io morirò dalle risate con questa cosa. Un saluto da Ninna. E da Matti, benvenuti in una nuovissima challenge. Ninna, visto che ci sei, senti, potresti darmi velocemente il tuo telefono? Proprio così, all'istante. Penso hai già capito che challenge ho in mente, vero? No. Grazie mille, guarda lì c'è il mio. Ok, e quindi? E quindi adesso questo diventerà il mio telefono e ancora? Quello diventerà il tuo. Che esatto, dai. Challenge Willy. Ma perché questo Willy ogni volta si deve mettere a far casino quando iniziamo a registrare? Guardate, fa finta di niente poi quando lo inquadro. Vuoi anche tu il mio telefono per caso? Mettilo in carica, non romperlo soprattutto perché dovrai tenerlo per 24 ore. Quindi è ufficiale, ho un iPhone 11, no, sì, un iPhone ma, SX, sì, magari, lo regali. Sì, ma per 24 ore, quindi tra un giorno diventa di nuovo mio, no? Ma non ti, ma come pretendi che io possa tenermi questo telefono? Non ce n'è bisogno, tranquillo. No, ce n'è bisogno, io ne ho bisogno. Matti, guarda che si è arrampicato su tutte le che. No, Willy. Willy. Beh, è anche colpa mia che lascio le felpe lì, eh. Comunque, io me ne vado perché ormai ho un iPhone nuovo. Ciao. 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 Buon Ciao. Divertimento e non rovinarmi le cose. Ok, allora, Matti è in camera con il mio telefono e questa cosa mi spaventa un po', anche perché non me l'aspettavo l'altra volta. Un po' lo sapevo, un po' avevo cancellato qualche cosa, però stavolta purtroppo non mi sono preparata molto bene, quindi niente ragazzi, io inizierei a guardare il suo telefono, che è questo qua con questa bellissima cover che gli ho regalato io. Allora, cosa facciamo con il suo telefono? Intanto vediamo che ha un po' di giochi e potremmo giocare a qualche gioco. Potremmo perdergli un po' di trofei a Brawl Stars, chi lo sa, chi lo sa. Comunque per ora vado su Instagram, perché ragazzi, come ben sapete, spero che voi lo sappiate, non ho ancora superato Mattia su Instagram. E questa cosa mi pare una cosa un po', a parte non è qua, non è giusto ragazzi. Cioè, guardate io quanti follower sono, 73.000 con i suoi 228.000. Cioè ragazzi, non mi sembra proprio una cosa equa. Quindi a questo punto faremo una storia. Ok, e ora ci scrivo: seguite tutti la mia bellissima e talentuosa ragazza e mi taggo perché mi sembra una cosa giusta. Corinna Navoni. Ok, c'è un filtro perché ragazzi la mattina sopra la mia faccia si vede e mettiamo la foto. Perfetto, chissà cosa starà facendo Matti. Ragazzi, cosa potremmo fare? Cambiare di sfondo con questa mia foto. Sì, mi metterò in ridicolo da sola oggi, però ragazzi, cioè, non posso fare altro. Come si cambia sfondo? Ecco qua. Ha paura. Perché non è più piccola? Peccato. Vabbè, così, imposta entrambi. Non glielo dite. Guardate com'è bello ragazzi, ci sta proprio bene. Vediamo un po' cosa possiamo fare con il telefono di Ninna. Aspettavo questo momento da tanto, vi dico la verità. Andiamo a vedere che cosa si nasconde e facciamo qualche bello scherzetto, anche se il miglior scherzetto è quello del messaggio, che a quanto pare non gli è ancora arrivato, perché se no mi avrebbe avvisato in un attimo. Spero solo che non urli mentre registro questa parte del video. Ecco qui il suo bellissimo schermo. Ok, tranne qualche gioco che gli ho fatto scaricare io, non è che ci sia tanto di nuovo, ma noi dobbiamo andare nei meandri del suo telefono, nelle parti più nascoste che ci siano. Ad esempio, perché ha Candy Crush ancora come gioco? Vabbè, a parte questo, che ne dite se glielo disinstallo? Gli facciamo un bello scherzetto?
No, vabbè, dai, non glielo posso eliminare, però glielo possiamo nascondere in una cartella a caso, ad esempio questa. Così sono sicuro che ci metterà un bel po' per trovarlo. Poi guardate, lei ha questa applicazione in cui, se tu la clicchi, ti dice quanti giorni mancano per un evento. Ad esempio, vedete, a lei mancano 17 giorni da quando sto registrando questo video ai suoi 18 anni. Ma se noi... come funziona questa applicazione, scusate? Se noi lo modificassimo un pochino, ad esempio mettendo il titolo esami, visto che quest'anno noi dobbiamo fare gli esami, così gli facciamo venire un po' d'ansia. Esami, così gli mettiamo fine e gli mettiamo siamo nel 2020 a giugno, gli mettiamo ad esempio 15 giugno. Boom, vediamo un pochino com'è. Esami, 233 giorni di esami. Certo, io sto ridendo, ma in realtà li devo fare anche io gli esami. Però è troppo divertente questa cosa. Però io voglio modificare, non ci devo essere io agli esami, ci deve essere una bella scuola. Ecco qui, mi scarico questa immagine e me la vado a salvare e la andiamo a mettere in quell'applicazione. Vediamo che cosa succede. Attenzione, boom! Ora sì che questa applicazione ha un senso. Povera Ninna, la farò spaventare tantissimo con questa cosa. Ma dov'è il suo Instagram? Perché? Ma per caso ha disista... ah no, eccolo qua il suo profilo Instagram. Cosa potremmo fare al suo bellissimo profilo? Vediamo un pochino. Magari scrivere a qualcuno. Guardiamo qualche richiesta di messaggio. Vediamo un po' se mi nasconde qualcosa, Ninna. Se c'è qualcosa che non mi vuole far sapere, ma che oggi riuscirò a scoprire. Ad esempio Mattia è scarso? Che cosa? Ma come ti permetti? Aspettate, roviniamo un po' i piani di Ninna. Mettiamo così. Allora, gli rispondo e dico: hai proprio ragione. Adesso io dopo vado a chiamare Ninna quando terminiamo la challenge e boom, gli farò vedere questo messaggio. Hai proprio ragione, ragazzi, ci sta anche rispondendo. Grazie. No, vabbè, troppo bello. Vediamo che cosa ci risponde. Ok, ci sta scrivendo e dice: tu sei fortissima. Roviniamo un pochino. Devo far arrabbiare tantissimo Ninna, mi devo mostrare davvero arrabbiato. Quindi gli dico: lo so, di sicuro meglio di Matti. Povera Ninna. Dopo gliela farò rimangiare di aver risposto a questa persona, anche se in realtà sono stato io. Spero solo che non guardi l'orario, in effetti. Già, se guarda l'orario capisce che gli ho risposto io, perché appunto è stato scritto alle 11 di mattina. Vabbè. Va bene, il ragazzo su Instagram non ci risponde più. Ma il ragazzo... cioè, perché ha Snapchat, Ninna? Fatemi capire. Ciao Ninna, non potresti entrare mentre facciamo la challenge? No, non potrei entrare, però io entro lo stesso. Chi è Gaia? Che vuol... Chi è? Ti ha mandato un messaggio? Gaia? Io non conosco nessuna Gaia. No, non la conosci, perché ti ha mandato un messaggio, guarda. Io non conosco nessuna Gaia, Ninna. Sì, fai finta. Guarda. Sono serio? Guardate, ragazzi, chi è Gaia? Non è... scusami. No. Cosa non è? Non è nessuno. Chi è? Non mi ha mai mandato un messaggio. Vai a controllare. Clicca. Guarda. È la prima volta che mi scrive. Non lo conosco. Non è un numero che conosco. È il primo messaggio. Sì, avrai eliminato le chat. No, non ma le chi è? Chi non è le so Gaia? Non le so eliminare. Chi è Gaia? Non le so eliminare. Come fai a non sapere eliminare le chat? No, in effetti le so eliminare le chat. Ma è la prima volta. Io non ce l'ho salvato questo numero. Ce l'hai salvato! Mattia, ti stai arrampicando sugli specchi. Ce l'hai salvato. Non è nessuno. Chi è Gaia? Non è nessuno. Chi è? Io Rispondi. Non ne ho idea. Mattia, io non conosco nessuna Gaia. Non c'è nessuno in classe nostra che si chiama Gaia. Non ho amici che si chiamano Gaia. Non ho nulla. Messaggio. Che c'è scritto? Fammi Andiamo vedere. Andiamo a mangiare qualcosa stasera. Guarda, ragazzi, non ci credete? Chi è? Dimmi, Mattia, dimmi la verità. Non lo so. Dimmi la verità. Ma te lo giuro. Come fai a non saperlo? Ma non è mio numero. Ma se una... ma può darsi che mi hanno aggiunto a qualche gruppo e il numero si è salvato da solo. Sì, ma perché dire? Andiamo a mangiare qualcosa stasera? Significa che la conosci. Ma sarà qualcuno che mi segue su YouTube? Come fa a avere il tuo numero? Come fa ad avere il mio numero? Hai proprio ragione, adesso noi gli scriviamo e gli diciamo: ma come fai ad avere il mio numero? Ma che sfondo hai messo poi? Scusami.
Ma cosa c'entra lo sfondo? Cioè, guardate che sfondo Mattia, ha messo. Sei serio? No, è vero, hai proprio ragione, Nina. Adesso io gli scrivo. Stai mentendo? No, guarda, no, che faccia che fai. Gli scrivo e gli dico: come ti permetti ad avere il mio numero? Mattia, come ti permetti ad avere il mio numero? Tu la conosci? Ecco, tu vedi, Nina, ho risolto tutto. Io sì, ho scritto: come ti permette ad avere il mio numero? Tu la conosci? Ma che vuol dire la conosco? Non so neanche chi sia, infatti gli ho scritto: come ti permette ad avere il mio numero. Ti sembra normale una cosa del genere? E poi scusa, ti mi dai il tuo telefono? Sì, sì, hai inventato tu questa challenge e mi dai pure il tuo telefono sapendo un altro messaggio. Ma come? Me l'hai dato tu? Dimmi la verità, almeno. Che cosa ti devo dire? Dimmi la verità. Non so chi è. Forse so chi è. Forse è la persona a cui ho detto di cambiare la sua immagine del profilo per farti questo scherzo durante la nostra challenge delle 24 ore. Ha funzionato alla grande. Puoi riprenderti il mio telefono e parla un pochino con Gaia. Aia, aia. Chi è Gaia? È il mio amico. Io me ne rivado. Io odio. Ok ragazzi, ci sono cascata, ma noi non ci abbattiamo, non ci arrendiamo. Infatti sono tornata in cucina perché voglio fare una cosa bellissima. Sapete che il suo gioco preferito ormai è Brawl Stars, cioè ci gioca in continuazione. Mi ha fatto una testa così e io non ci gioco da tanto tempo, però non è che sono scarsa, anche perché in tutti i video con lui ho sempre vinto. Quindi ora giocheremo a Brawl Stars, però non con l'intento di vincere, ma con l'intento di perdere. Infatti staremo fermi tutta la partita per fargli perdere un pochino di trofei. Ok ragazzi, siamo qua. Allora intanto mettiamo ovviamente il più forte, cioè non so qual è ragazzi, non ho idea, non sono molto pratica io. Quelli al grado 20 sono più forti, vabbè, ce l'avevo già, riselezioniamo. Facciamo eventi, quali facciamo? Sopravvivenza ovviamente. Io mi nasconderò nella paglia, così nessuno potrà vedere. Ok, allora intanto MZ Nabo Matiz, perfetto ragazzi il nome, per me. Allora, io sto qua, nel mio quadratino, faccio le mie cose tranquille. Ah, ma si perde vita, è vero, quindi morirò ancora più in fretta. Beh, il mio obiettivo è arrivare 10 su 10, anzi ora mi avvicino anche a questo qua e mi faccio colpire. Ah, stanno combattendo, vediamo. Ehi. Ho perso, è stato più facile del previsto. Vediamo quanti... Non glielo dite, non glielo dite. Che cosa stai facendo, Ninna? Niente, ho sentito perché? Solo 10 su 10 e mi ha fatto ricordare un qualcosa questo 10 su 10. Non c'è nessun 10 su 10. Ninna, che cosa stai facendo con il mio account di Brawl Stars? Ma sì, niente, perché? Ma non puoi fare una cosa del genere, lo sai che è importante per me il mio account di Brawl Stars, non puoi perdermi trofei così. Matti, la vita. Ma la vita cosa? Io devo scalare di trofei, devo sbloccare il mio Scali all'indietro, vai di meno trofei. Ma io non ci posso davvero credere. Willy, di qualcosa anche tu. No, Willy dorme. Ah, Willy, mi ha fatto perdere trofei. E io come faccio adesso? Matti, pochi, Secondo te quanti? Tira un numero. 4. Cos'è quella faccia? Sì, sì, più o meno 4, più o meno. Che vuol dire più o meno? Matti, più o meno? Più. Quanto più? 6. Grazie mille. Vabbè, vai, faccio un'altra partita perché sembrano pochi da come lo dici tu. No, non farlo. Devi sapere intanto che io sono andato a sbirciare un pochino nei tuoi messaggi di Instagram. E quindi? Guarda un po' che cosa ho trovato. Guarda cosa hai scritto qui. Ciao Nina, ma te scarsa. Hai proprio ragione. Non l'ho scritto tu io. Tu sei fortissima. Non l'ho scritto io, sei un falso. Perché? Perché non l'ho scritto io. Lo so di sicuro meglio di Matti. Ma non è vero, non l'ho scritto io. Non lo scriverai mai. Vabbè, perché? Vabbè, senti, per me questa challenge delle 24 ore può terminare qui. Ti arrendi? Mi arrendo. Rivolgo il mio telefono perché tutto quello che stai facendo è davvero bruttissimo. Grazie a tutti per la visione. Condividete il video a tutti i vostri amici e io ritorno a parlare con la mia amica Gaia. Sì, eccomi. Ciao Gaia. E seguitemi su Instagram, solo a me, non a Matti.